E per parlare di gestione del territorio è con noi oggi il geologo Mario Leta, esperto di idraulica anche del territorio e vicepresidente dell'Ordine dei Geologi di Sicilia. Buon pomeriggio Buon e pomeriggio a voi, benvenuto. grazie. Partiamo subito da quella che è una mappa che ci mostra la zona proprio di Casteldaccia. La stiamo vedendo con l'aiuto della regia di Enzo Traina. Le chiediamo dunque di spiegarci innanzitutto cosa stiamo vedendo e cosa queste Sì. aree azzurre significano. Questa cartografia sostanzialmente ci dà un'informazione sul grado di pericolosità idraulica che viene associato all'area in esame e che riguarda evidentemente anche la porzione di territorio che occupava il fabbricato in cui si è verificato il drammatico La evento. villa si trovava in questo Sì, siamo punto qua circa. al margine di quella zona campita con questo azzurro più scuro. Devo dirle che sostanzialmente l'ennesimo tragedia di cui ci troviamo a parlare non è altro che la riprova, l'ennesima riprova, che spesso sussiste un'incompatibilità assoluta tra gli elementi naturali, il nostro territorio, nella fattispecie un corso d'acqua, e la realizzazione degli interventi da parte dell'uomo. Dobbiamo purtroppo smettere di violare, diciamo, i vincoli e anche le dinamiche che riguardano i nostri corsi d'acqua, i nostri torrenti e anche gli spazi di cui comunque prima o poi nel tempo gli stessi fiumi, come purtroppo i tragici eventi ci dimostrano, si riapproprieranno. Anche perché i soldi, proprio oggi il ministro Costa lo diceva, a disposizione ci sono, ma i progetti poi sono tutti a carico della regione e dei comuni, progetti che evidentemente non vengono poi neanche realizzati. È anche una questione legata alla mancanza di competenze all'interno delle amministrazioni. Guardi, io credo che un'azione strutturale debba necessariamente partire proprio da questo, dal consegnare agli enti locali una dotazione di un patrimonio culturale, tecnico, scientifico, che è quello dei geologi, che evidentemente hanno assoluta competenza, diciamo, nel dissesto idrogeologico, sanno evidentemente come osservare il territorio e quali sono gli elementi verso cui prioritariamente indirizzarsi per poter mitigare i rischi e in maniera consapevole, compatibilmente a quelle che poi sono le dinamiche che il nostro territorio lo caratterizzano. Oggi parliamo purtroppo, ahimè, di un fabbricato e delle vittime, per cui chiaramente non si può che ribadire il grande cordoglio, ma anche la grande rabbia, il grande dolore, perché questo tema è un tema che riguarda, ripeto, non soltanto i fabbricati, ma riguarda anche le nostre reti viarie, le nostre infrastrutture viarie, che devono essere altrettanto sicure. Anche perché poi i dati per quanto riguarda la Sicilia, proprio sul rischio idrogeologico, sono molto particolari anche. Comunque ci troviamo in presenza, vale la pena ricordarlo, di una regione che meriterebbe un'attenzione particolare da questo punto di vista. Certamente, la Sicilia, che esibisce elementi di grande fragilità geologica, unitamente evidentemente a caratteristiche geomorfologiche particolari e anche a elementi climatologici che sono variati, si sono modificati nel corso degli anni, soprattutto poi in quelle aree dove vediamo che l'incuria o l'abusivismo hanno peggiorato, hanno amplificato gli effetti di queste dinamiche, merita un'attenzione particolare. Quindi tutto questo si può fare, ma si può fare con competenza, ripeto, e per questo i geologi devono essere necessariamente presenti, come al momento non è così purtroppo negli enti locali, non lo è negli uffici del Genio Civile, non lo è all'interno di amministrazioni tecniche che necessariamente per poter fornire il loro contributo hanno bisogno di una professionalità che ad oggi è mancante. Abbiamo ancora pochi secondi in chiusura. Lei diceva una cosa interessante prima, fuori onda, ovvero non si devono sottovalutare i corsi d'acqua, quello che sembra un corso d'acqua, come dire, che non crea grosse preoccupazioni, invece potrebbe creare dei problemi. Un E consiglio che vale per tutti. questo è un altro elemento di osservazione che evidentemente appartiene alle competenze dei geologi, cioè quando noi parliamo di un corso d'acqua parliamo di un bacino idrografico. Quel bacino idrografico deve essere osservato per poterne quantificare le potenzialità nella sua interezza, quindi dal regime, da tutti gli elementi che lo caratterizzano, quindi dal reticolo principale ma anche dal reticolo minore, e soltanto così si può avere contezza di quello che un apparentemente piccolo corso d'acqua può purtroppo poi provocare. Grazie per essere stato Grazie a nostro voi, ospite. grazie a voi.